Amici, bentornati sul canale 9000 Giri e Lavorazioni Autosportive. Allora, io volevo fare un upgrade sulla mia vecchietta, come l'ho chiamata la volta scorsa, visto che il lavoro, diciamo, si è allungato, quindi ne approfitto, visto che la macchina è ancora in officina e lo sarà ancora per un pochino di tempo, perché stiamo andando avanti con i vari lavori. E ne approfitto e vi faccio parlare direttamente con Marco, che è un bravissimo meccanico Porsche, che mi sta seguendo appunto tutti i lavori che stiamo facendo su questa macchina, con l'obiettivo di riportarla a pratica, cioè di fare un tagliando unico nella vita della macchina, che la mette in condizione di essere praticamente perfetta. Cioè, a questo punto abbiamo deciso di spiegare meglio di tirare giù il motore, tirando giù il motore faremo anche la frizione, cioè faremo anche dei lavori che non erano stati precedentemente pianificati, però l'obiettivo è quello di avere la macchina a questo punto perfetta, non metterci più sulle mani e godersela fin tanto che si può. Io vi farei parlare con Marco, che sicuramente ne sa molto molto più di me. Allora, eravamo partiti con un tagliando completo, sostituzione dei coperchi punterie, superiori e inferiori. Per fare il coperchio da questo lato senza smontare il motore, che è qua sopra, bisogna togliere la pompa idroguida. La pompa idroguida è fissata con due brugole al supporto. Purtroppo una delle due brugole è bloccata, si è rovinata la testa, non è venuta giù in nessun modo. Per cui bisogna tirare giù il motore, perché non c'è spazio per lavorare in nessun altro modo. Per cui, parlando con Luca, visto che il motore deve scendere, un altro intervento che ha senso fare, vista appunto l'età della macchina, visto che già qualche perdita è presente, cambiare le condizioni dei carter di distribuzione. Per far questo bisogna avere giù per forza il motore, perché bisogna staccare le catene di distribuzione, togliere i carter, cambiare tutte le guarnizioni necessarie e poi rimontare tutto, chiaramente mettendo il motore in fase. Avendo giù il motore, altro intervento che abbiamo deciso di fare è cambiare la frizione. Frizione, controllo il volano che normalmente non ha problemi, e la sostituzione del paraolio dell'altro motore e l'altro volano, che è un'altra di quelle cose che si fa una volta nella vita della macchina, salvo problemi particolari, e visto che appunto l'età della macchina non è mai stato fatto, prendiamo l'occasione per fare anche questo lavoro. Diciamo che ci siamo spostati un bel po' rispetto al preventivo iniziale, però visto che diventa necessario tirare giù il motore, procediamo con gli altri lavori, che è meglio fare così almeno il motore è giù una volta e poi non ci si pensa più. Perfetto, io direi che la spiegazione tecnica è stata più che esaustiva. Io direi adesso la macchina ce l'avremo qua ancora per almeno un'altra settimana, perché ora che ordiniamo i ricambi e andiamo avanti piano in pianino, quindi ci vorrà ancora del tempo. Magari faremo un ultimo video a lavoro completato, facendovi vedere appunto come è stato terminato il lavoro. Comunque sono soddisfatto di aver preso questa decisione, anche se spenderò molti più soldi, ma secondo me sono soldi ben spesi, perché è meglio, come dico sempre, è meglio fare le cose fatte bene che non farle a metà, piuttosto allora uno non fa niente, la tiene così. La macchina andava bene anche prima, puzzava un po' d'olio, però la potevo tenere. Siccome sono macchine che dal mio punto di vista o sono perfette o perdono un po' il senso del fatto di avere un determinato valore e una determinata soddisfazione, alla fine una volta nella vita mi tolgo, mi faccio questo regalo e più che altro lo faccio a lei e penso di aver preso la decisione. Per il momento è tutto, ci aggiorniamo al prossimo video, dove penso vi faremo vedere la macchina finita. Per qualunque informazione sapete dove trovarmi, nel frattempo cliccate sulla campanella in basso a sinistra, che non vi costa niente, per noi è utile, soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!